La seduta del 17 febbraio. Grattacielo della Regione Piemonte. Legge per la disciplina dell'agriturismo. 7 giorni in consiglio. Aprendo la seduta del 17 febbraio, il Consiglio regionale ha commemorato Michele Ferrero, imprenditore piemontese dell'omonimo gruppo, scomparso il giorno 14. La Giunta ha poi svolto comunicazioni sul nuovo grattacielo della Regione, cui è seguito un ampio dibattito. Nel pomeriggio l'Assemblea ha approvato la legge per la disciplina dell'agriturismo e ha iniziato l'esame del provvedimento sulla semplificazione. In chiusura ha approvato all'unanimità un ordine del giorno per diagnosi precoce e interventi a favore dei ragazzi affetti da autismo e ha espresso solidarietà all'assessore Antonino Saitta e al consigliere Antonio Ferrentino per le minacce ricevute. In primo piano. La Giunta esprime la massima disponibilità a collaborare con la magistratura e si impegna a rafforzare la vigilanza nel completamento del grattacielo della Regione. Lo hanno riferito il Presidente e il Vicepresidente Sergio Chiamparino e Aldo Reschigna durante la comunicazione in aula relativa alle recenti indagini sulla costruzione del Palazzo Unico regionale. Nel successivo dibattito è emersa la necessità di rafforzare la trasparenza sugli appalti. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la legge sugli agriturismo. Tra le innovazioni, la semplificazione della normativa e l'attribuzione della competenza amministrativa agli enti locali. La legge punta sul territorio. D'ora in poi gli operatori piemontesi dovranno acquistare in prevalenza prodotti alimentari presso aziende locali e di questi almeno il 25% deve essere di produzione propria. In breve. Studiosi e ricercatori hanno partecipato al convegno Meno Luce Più Stelle, organizzato a Palazzo Lascaris dall'Osservatorio Astrofisico di Torino e dalla Società Astronomica Italiana. Momento di riflessione con amministratori locali e cittadinanza per far nascere in Piemonte il Parco del Cielo, proteggendo dall'inquinamento luminoso alcune aree per osservazioni astronomiche. Alla sede del Consiglio regionale è stato intitolato un asteroide scoperto dall'Istituto Nazionale di Astrofisica nel 1988. È stato presentato nel Palazzo della Provincia il volume Comuni della Provincia di Vercelli, curato dal Consiglio regionale. La pubblicazione raccoglie non solo dati tecnici, ma anche cenni sulla storia, sui personaggi e sulle tradizioni che caratterizzano i singoli comuni. Si completa così anche la collana online dedicata.